per ridurre le servitù militari. Ministero della Difesa e Regione hanno siglato il protocollo per la dismissione di una parte dei poligoni e ridurre le servitù militari nell'isola. Finanziamenti alle TV locali, c'è l'ok del Consiglio regionale. Su proposta del consigliere Ignazio Locci, l'Assemblea ha approvato l'emendamento che modifica la legge sui contributi alle TV. Area, un bando per gli inquilini morosi, troppi affitti non pagati nel solo comune di Carboni. All'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa corre ai ripari con dei contributi, già pronti, 125.000 euro. Iglesias, il mercato civico si trasforma, un'area della struttura sarà destinata al commercio di articoli elettronici. Con un bando pubblico l'amministrazione affiderà 250 metri quadri per l'attività commerciale. Bentornati su Canale 40, c'è l'accordo per ridurre le servitù militari. Il documento è stato firmato ieri dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru e il Sottosegretario di Stato Domenico Rossi. Ce ne parla nel dettaglio Tamara Pellis. Un tavolo di confronto tra Regione e Ministero della Difesa per avviare un graduale processo di dismissione di parte dei poligoni e individuare misure per ridurre quantitativamente e qualitativamente l'incidenza delle attività militari in Sardegna. Con questo obiettivo, ieri è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione Francesco Pigliaru e il Sottosegretario di Stato Domenico Rossi. Un accordo che nasce da una discussione già avviata lo scorso giugno in occasione della Conferenza internazionale sulle servitù militari tra il Ministro competente Roberta Pinotti e il Presidente Pigliaru. Le parti hanno convenuto che esiste una sproporzione tra la presenza militare e i gravami che ne dipendono per l'isola rispetto al resto dell'Italia. L'accordo prevede la riduzione dell'estensione dei poligoni del demanio militare e delle aree soggette a servitù militari, alla tutela ambientale e della salute dei poligoni, alla riconversione nelle attività svolte nei poligoni, all'impatto della presenza militare sulle prospettive di sviluppo dei territori, al riavvio dei processi di dismissione dei beni militari in applicazione dell'articolo 14 dello Statuto Sardo a partire dagli accordi 2006-2007. Alcuni obiettivi previsti nel protocollo potranno attuarsi subito, altri entro la legislatura. Tra quelli che potrebbero essere conseguiti immediatamente sono l'istituzione di osservatori ambientali, ridurre le aree soggette a vincolo destinate a demanio, l'avvio dei processi di dismissione dei beni militari non più utili alla difesa. L'accordo prevede anche di garantire trasparenza e informazione alle popolazioni, a partire dai dati sullo stato dei luoghi e sulla salute. Anche le piccole emittenti televisive potranno usufruire dei finanziamenti regionali che garantiscono un sostegno all'informazione sarda, una vittoria per non solo le piccole emittenti ma per tutta l'informazione. Ieri il Consiglio regionale, grazie al lavoro di squadra e all'impegno profuso soprattutto dal consigliere di Forza Italia Ignazio Locci, ha approvato la legge, ovviamente nella versione licenziata dalla commissione competente con le opportune modifiche. Ne abbiamo parlato proprio con il consigliere Locci, sentiamo. Onorevole Locci, su sua proposta il Consiglio regionale ha approvato un emendamento che modifica la legge regionale che prevede il finanziamento alle TV regionali e alle TV locali. Sì, intanto è stata approvata ieri la nuova legge regionale sul sistema radiotelevisivo e le novità stanno appunto nel fatto che dopo una lunga discussione nelle commissioni, insomma, si pensava che le piccole televisioni che trasmettono in ambito locale non avessero la possibilità di partecipare all'attribuzione degli incentivi di questa legge rispetto ai contenuti, alla tutela della lingua sarda, alla cultura della nostra regione. Siamo riusciti con insomma una buona dose di lavoro, di discussione che ci ha coinvolto sotto la mia proposta a far riservare delle risorse alle piccole emittenti locali. Credo che al di là del risultato e della soddisfazione personale, qui c'è, secondo il mio
punto di vista una vittoria del pluralismo dell'informazione. Non era pensabile che la regione Sardegna, che si appresta a sostenere il sistema radiotelevisivo, potesse sostenere solamente i network di caratura regionale, tralasciando le piccole emittenti come quella di Carbonia, quelle di Olbia, di Sassari e di Oristano. Ecco, questa modifica rimette un po' in ordine, dà giustizia, ma soprattutto tutela un principio che è quello della pluralità di informazione. È un momento delicato per tutte le attività produttive, lo è anche per quelle dell'informazione, per cui se l'istituzione pubblica intende intervenire come sta intervenendo, è corretto che lo faccia per tutti, lo faccia sia per i piccoli imprenditori che per i grandi network televisivi. Quindi ritengo che questa possibilità sia una vittoria certamente di chi ha fatto la proposta, ma è una vittoria di tutto il Consiglio regionale, che ha saputo guardare nella direzione giusta e in una direzione, secondo noi, di giustizia. Area, l'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa, ha pubblicato un bando per erogare dei contributi che aiuteranno gli inquilini morosi a mettersi in regola. Il numero dei cittadini che non riescono a far fronte ai pagamenti dei canoni d'affitto nel solo comune di Carbonia è altissimo e ora l'Agenzia cerca di correre ai ripari. Sono già pronti 125.000 euro, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 430.000 da suddividere ancora con Cagliari. I dati sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa dove c'era per noi Luciano Lamantia. Sentiamo. C'è un bando di concorso per il pagamento dei contributi alle famiglie indigenti che sono in possesso di appartamenti dell'edilizia pubblica. Come funziona, ingegnere? Allora, il fondo sociale è costituito in base alla legge regionale numero 7 del 2000 per concedere appunto contributi a favore degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica che si trovino in condizioni di disagio tale che il loro reddito non gli consente di pagare il canone. Questo fondo è alimentato in parte da fondi del bilancio regionale e in parte da una percentuale che è fissata nello 0,5% di quello che Area ricava dai canoni di locazione. E siccome per alcuni anni non è stato erogato, non sono stati banditi questi fondi, adesso diciamo abbiamo accumulato una discreta cifra che deriva appunto dai bilanci nostri ultimi e da quello che è stato diviso per gli anni precedenti al 2012, quando ancora il fondo era unico tra i distretti di Cagliari e Carbonia. Direttore amministrativo. Sì, direttore, quanto c'è a disposizione delle famiglie? Allora, a disposizione abbiamo immediatamente 125.000 euro più circa 430.000 euro che dobbiamo ancora suddividere con il distretto di Cagliari, quindi arriveremo a breve a un importo di circa 560.000 euro. Ecco, quindi in base al reddito delle famiglie che fino adesso, anche sui morosi interviene questa cosa? Su tutte le morosità, quelle derivanti dal canone di locazione, eventuali spese amministrative, eventuali spese condominiali, chiaramente secondo un punteggio e una graduatoria stabilita in base al bando, in base alle norme regionali. Sì. Abbiamo fissato il termine per la presentazione delle domande al 19 marzo. Le domande possono essere presentate qui nei nostri uffici di Carbonia. Abbiamo mandato il bando in tutti i comuni della provincia di Carbonia Iglesias, in tutti i 23 comuni. Chiaramente il modulo della domanda con il bando possono essere scaricati anche da, o ritirati qui da noi, oppure scaricati dal nostro sito istituzionale. Che è www.area.sardegna.it, nella sezione bandi e gare. Benissimo. Ingegnere, per coloro che hanno perso il posto di lavoro, che cosa è previsto? E non hanno reddito? Beh, intanto c'è l'adeguamento del canone. Questo avviene in maniera automatica, visto che noi adesso possiamo accedere direttamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, mentre prima
La revisione del canone derivava da un processo nel quale invitavamo l'assegnatario a dimostrare che non aveva reddito, a presentarci, cioè adesso possiamo farlo in maniera quasi automatica. Poi non, uno che non ha reddito paga come canone semplicemente quello che è fissato come onere necessario alla manutenzione. Si è conclusa ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo di Stefania Corrias, la donna di 40 anni deceduta all'ospedale Sirai di Carbonia subito dopo aver messo al mondo il suo primo bambino. Si mantiene per ora il massimo riservo sui risultati di questi accertamenti. Accertamenti che comunque andranno poi a completare le indagini già avviate dagli inquirenti che nei giorni scorsi, oltre ad aver acquisito le cartelle cliniche, hanno recuperato anche tutta la documentazione relativa alla paziente, comprese le relazioni dei medici su quanto accaduto. L'ultimo saluto a Stefania sarà dato oggi alle 15 nella chiesa di Villa Massargia. La Sardegna deve essere esclusa anche solo come ipotesi di sito per la realizzazione del deposito unico nazionale delle scorie nucleari, così il deputato di Unidos Mauro Pili è intervenuto sull'argomento presentando un'interrogazione urgente. Se il governo Renzi non chiarirà subito l'esclusione della Sardegna da questo piano, prosegue Pili, metterà a rischio l'ordine pubblico dell'isola, perché tale ipotesi rischia di generare tensioni sociali che stanno alterando lo stato d'animo del popolo sardo. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente, sentiamo. Onorevole Pili, un'interrogazione urgente per chiedere delucidazioni al governo circa la possibilità che la Sardegna venga coinvolta come sede di scorie nucleari. È un atto dovuto, l'ennesimo, perché questo governo, così come gli altri del resto, è sfuggente sulla decisione finale che deve essere assunta su un tema così delicato come il deposito unico nazionale delle scorie nucleari. E di fatto tutti gli elementi che portano a una individuazione della Sardegna come possibile deposito unico nazionale è un fatto di una gravità inaudita. Non aver escluso la Sardegna, così come io ormai da anni chiedo, anche dalle ipotesi, per tutta una serie di ragioni, sia tecniche, scientifiche e soprattutto statutarie, perché la Sardegna ha una sua collocazione gerarchica, costituzionale ben chiara, il governo continua a negare, a segretare questi atti. Tutto questo è assolutamente inaccettabile, quindi questa è l'ennesima interrogazione per far venire allo scoperto questo governo che sotto banco, insieme alle lobby nucleari, sta cercando di portare in Sardegna questo nefasto deposito unico nazionale. Onorevole, perché nonostante già il importante impegno delle servitù militari nell'isola, si è pensato ancora una volta alla Sardegna per questa ulteriore operazione? È una visione scellerata dello Stato che pensa alla Sardegna come una colonia, e quindi tutto quello che di negativo si deve collocare in qualche regione viene subito in mente la Sardegna, perché è lontana, perché siamo pochi e perché forse anche disuniti. Occorre evidentemente reagire con determinazione, e di queste ore la denuncia anche sul decreto Sblocca Italia, che condanna anche da quel punto di vista la Sardegna a essere vittima delle lobby petrolifere, e la regione Sardegna non si è ancora costituita davanti alla Corte Costituzionale. Occorre reagire sul piano popolare, ma occorre reagire anche e soprattutto su quello istituzionale, non essere servi di uno Stato che sta continuando a vessare la Sardegna. Ecco, questa interrogazione urgente metterà insomma un po' con le spalle al muro il governo, che dovrà necessariamente rispondere. Che risposta si aspetta? Io ho già presentato la settimana scorsa un'ennesima interrogazione in cui c'è stata una discussione parlamentare, e il governo ha dichiarato di non escludere nessuna regione. Il 2 di gennaio è stato presentato il piano da Sogin a Ispra, che è il soggetto che dovrà valutare, ma è evidente che si tratta di una valutazione politica, e quindi il governo dovrà dare delle risposte compiute. Su questo noi incalzeremo. Io spero che già dalla settimana prossima il governo venga in aula a riferire quali sono le reali situazioni, e soprattutto che escluda categoricamente la Sardegna da questa scellerata ipotesi. E ci spostiamo adesso a Iglesias, precisamente nel mercato civico, dove 250 metri quadri della struttura saranno destinati alla vendita di articoli elettronici. Il comune
pronto a pubblicare un bando. I particolari in questo servizio di Carlo Martinelli. Una nuova modifica che cambierà l'attuale fisionomia interna del mercato civico di Iglesias è stata chiesta dal Consiglio di Amministrazione del COCIM, il consorzio che riunisce gli operatori commerciali del mercato. Continua quindi la trasformazione interna della struttura per adeguarsi alle nuove esigenze della clientela, che segue quella di 5 anni fa, quando fu creato lo spazio unico che oggi accoglie il supermercato. Ieri sera la Commissione Capigruppo del Consiglio Comunale di Iglesias ha fatto un sopralluogo per verificare con i responsabili del consorzio in cosa consiste la modifica proposta, che dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Comunale con la successiva modifica del relativo regolamento. Un nuovo spazio unico, adiacente al supermercato, di circa 250 metri quadri, in posizione centrale al posto delle attuali loggette chiuse da diverso tempo, che sarà soggetto a bando pubblico per la sua assegnazione e destinato, secondo le intenzioni del consorzio, alla vendita di articoli elettronici, elettrodomestici, articoli in plastica e affini. Quello che più ci preme fare è rivitalizzare una corsia che praticamente è infruttifera per noi che gestiamo e per l'intera struttura. Come? Unificando tutti gli spazi disponibili in questa corsia. Più o meno come abbiamo fatto con questa struttura, con la creazione del market che abbiamo, del mini market che abbiamo all'interno del mercato civico. E dando degli indirizzi precisi che in accordo anche con gli amministratori, dove si andrà a vendere delle cose non alimentari, diciamo con indirizzo di elettronica, plastica, hobbistica, cioè è qualcosa che non è presente intanto all'interno della struttura, ma che crea quei presupposti per dare nuovamente vigore e slancio al nostro mercato storico. Critici ma possibilisti capigruppo che rinviano al momento della discussione in aula ogni decisione. Netta invece la posizione di Italia Nostra. Non accetteremo mai modifiche del mercato per farne un bazar, tuona il suo presidente Stefano Priola. Questo è un tempio storico del commercio artigiano, dove tra l'altro per fare modifiche occorre anche il benestare della soprintendenza. I dirigenti del consorzio, aggiunge Italia Nostra, pensano invece a valorizzare i prodotti della nostra terra, facendo del mercato una vetrina dell'artigianato e delle produzioni locali. Dopo la guerra, fa notare Alberto Cacciarru, dal 1947 al 1950 il mercato civico è stato anche sede della prima fiera campionaria della Sardegna, che poi Cagliari ci portò via, quindi con una storia e tradizioni che è giusto valorizzare. La monumentale struttura del mercato di Iglesias risale al 1934, divenuto quindi patrimonio storico della città. Una particolarità, il possente lucernaio che sovrasta il tetto poggia su ben 52 pilastri di cemento armato. E torniamo sulla cronaca regionale, c'è il via libera del Consiglio alla commissione d'inchiesta sulla spesa fuori controllo. Con un ordine del giorno firmato da tutti i capigruppo, l'Aula ha delegato il Presidente del Consiglio a nominare i componenti dell'organismo, rispettando la proporzione tra i gruppi che entro 6 mesi dovrà chiudere la sua istruttoria. La Commissione avrà il compito di riferire sull'incidenza della spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera sul suo andamento di crescita, sia sul raffronto con la spesa nelle altre regioni italiane. Inoltre dovrà anche appurare quali siano le differenze di spesa sanitaria tra le diverse ASL della Sardegna e quale sia stata la rispondenza tra gli obiettivi aziendali e quelli effettivamente raggiunti. Inoltre quale sia stata la gestione delle gare pubbliche per l'acquisto di beni e servizi. Una comunicazione istituzionale del Comune di Sant'Antioco che rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014-2015. Le istanze dovranno pervenire al Comune improrogabilmente entro il 27 febbraio 2015. La modulistica è a disposizione dei cittadini sia al centralino del Comune che sul sito internet istituzionale www.comune.santantioco.ca.it.
Ancora una comunicazione di servizio, l'assessorato all'istruzione e formazione del Comune di Carboni informa che è in pubblicazione la graduatoria provvisoria relativa ai contributi per il rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari frequentanti le scuole superiori e artistiche, sempre relative all'anno scolastico 2014-2015. Eventuali ricorsi o osservazioni possono essere presentati entro e non oltre il 17 gennaio. Per ulteriori informazioni invece è possibile contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Mazzini. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e come di consueto vi lascio adesso alle previsioni meteo e poi Noas in Cursu, il nostro telegiornale in sardo. Mentre questa sera alle 21 in prima serata Sulcis in lotta con Manolo Mureddu. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci. La giornata di sabato nel Sulcis sarà caratterizzata da nuvolosità compatta. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità di 26 km orari, possibili raffiche fino a 35 km orari, temperature minime comprese tra i 9 e i 13 gradi e massime comprese tra i 13 e i 17 gradi.